Ma buon salve a tutti amici miei, io sono Furabio e oggi siamo tornati su Mario 3D World a distanza di secoli per fare il nostro 20° episodio. Con noi c'è anche Ricky. Ciao. Prima di iniziare però amici miei, come sempre, sigla! Allora, in questo episodio siamo tornati su Mario 3D World. In questo episodio andremo avanti. Lasceremo finalmente il mondo stella e andremo a un altro mondo, ossia... Guarda sta musica, mi piace. Il mondo fumo. E iniziamo subito con il primo livello, che si chiama Giardino Rotante Notturno. Andiamo. Giardino Rotante Notturno. Oh no. Aia, bestia schifosa. Ah no, qua, ok. Oh, adoro questo. Ti disintegro, ti sfrecio, ti ammazzo. Guarda, ma non sbrighiamoci. Aspetta, sta nuvola. Sì, lo sapevo. Ma deve esserci il timbro. Hai vinto di nuovo tu. Direi quello. Sì, Cima Spinosa, vai. Già il nome. Oddio. Oh no, me lo ricordo. Ah, c'è la stella qua. Ok, vai. Dai, questo qua sembra meno difficile, dai. Sono arrugginito con sto gioco, no? Faccio la fai! Vai! Vai! No, sto per mo... Oddio, stavo per morire. Oh. Ma era nascosto. Zattera insidiosa e notturna. No, di nuovo il notturno, no, però dai. Zattera insidiosa e notturna. Io. Oh. Ah, oh no, ci sono i bu, Cristo. No, i fantasmi. I bu, ci sono. Bello. Bello con la. Bello perché. Va a morire. Ma ammazzati. Vai. E quella come diamine si dovrebbe raggiungere? Ah, di qua, ok, c'è una nuvola. Ci sono delle nuvole. Ah, vero, c'è ancora la campana. So adesso... solo che quando si sale poi si scende. È la madonna. Beccatevi questa. Beccatevi questa, schifosi. Aspetta, qua sopra bisogna arrampicarci come la scorsa volta. Lo sapevo, me lo ricordavo, a pregarella. Come piace. Sì, ma sarà Castello delle Porte Scorrevoli di Koopa, vai, facciamo. Tanto dobbiamo farli tutti e sette, tanto adesso. Ma perché hai già fatto sti livelli? No, non li... no, è perché sono delle copie più difficili di livelli precedenti. Ah. Oh, che senso, quante gambe hai detto di Bowser? Dammi il pulsante! Qua c'è già la fine del livello, strano. Ok, possiamo... Ah, quindi il livello finisce così, che dobbiamo arrampicarci, sì, ok. All'ombra delle torri di Doom Boom. Torri in che senso? Ma come ci vuole a fare? Ok, spieghiamoci. Yeah. La stella! Come si prende? Fammi sta bomba. Non era quello che dovevo fare. Ma ce l'ha, no. Ma quanto è grossa sta torre? Ma è finita. No. No. Ah no, dai, basta fare il giro. E
In questo gioco neanche c'è Walu, perché però c'è la sua fidanzata, che ovviamente sappiamo tutti che è. Oh no, questo! Linda. Sì, esatto. Ah, questo è un canonio, o meno. Oh, e basta questa festa. No, comunque, no, bene, sì. Ha detto bye proprio quando lui ci è caduto. Ora vi spacchiamo il culo a tutti. Sì, però che palle che bisogna fare il giro per forza. E quella cosa. Ah, ok. Dai, fammelo rifare un'ultima volta. Sì, che bello. Andiamo! Ti faccio a pezzi! Cadi? Come brilli, sempre come brilli. Eh sì. Aspetta, gli devo spaccare il culo. Spacchia! Yeah! Oh, bisogna pagare! Paga! Lezzi intrisi di schifo. Volevi! Che adesso basta, devo. Una volta l'hai detto anche te. Vai, paghiamo. No, stavo scherzando, dillo pure quando vuoi. Vai, che cos'è? Oh no! Oh, oh no! Oh no! Oh no, no, no! Dimmi che non è quello che penso. Dimmi che non è quello del dado. Ah no, ok, ok, questo, ok, va benissimo. Dammi questo. Vabbè, sei vappancuore! No, ho già detto che non puoi, lo devi fare. Spero di no. Oddio. Qua sopra? No. Oddio, che culo. Sì, vabbè, ma che... Ma... Sì, ma... Che pattern ne hanno sti cubi? Perché rotoli? Non sei una palla, non sei palla. Quella è la fine, ma mi stai prendendo per il culo? Sì. Quella è la fine di Cat Mario 3D? Devo arrivare là sopra? Tu stai, mi stai prendendo per il culo, vero? Ma vaffanculo, va. Aspettami. Ma aspetta, c'era un coso. Vabbè. Oh no, adesso c'è la scalata, no? C'è la scalata. C'è la morte imminente. Aspettami, aspettami. No, aspettami un corno. Bestia. Regale, ok, ecco, la voglio usare, ma fa cuore. Tanto non succede niente, non è che il gioco te lo segna. Che per mortali quanto il Cristo in persona. Vaffanculo. Ecco, questa è bella come copertina, aspetta. Ecco, così, guarda, belle immortali, eh? Mm-hmm. Va bene, amici miei, spero che questo video di Mario 3D World vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete un piace, lasciate tanti bei commenti in pagina Instagram che trovate sotto la descrizione, attivate la campanella. Ringrazio Ricky, principalmente. Vabbè, grazie, ma io non devo guardarlo più, anzi, solo sì. Basta. E noi, amici miei, ci rivedremo presto!